Io faccio parte appunto della Comitata Giordana Bruna che nasce a Verona ed è partita immediatamente non appena vi sono state queste avvisaglie dei vari convegni e delle varie iniziative no gender. Questo non perché noi fossimo illuminati o veggenti, ma perché conosciamo benissimo il territorio veronese. Il territorio veronese è da anni, quasi forse lo è sempre stato, un territorio dove spopola la destra e l'ultradestra, dove i movimenti di cattolici integralisti sono molto forti, da Christus Rex a tante altre varie affiliazioni. E non appena noi abbiamo visto che si muovevano in questo che si muovevano i vari movimenti no vita, eccetera, abbiamo capito subito che sarebbe stata una cosa che avrebbe avuto una risonanza nazionale. Quindi abbiamo formato questa comitata Giordana Bruna, il cui nome viene spesso contestato proprio dai partecipanti ai convegni no gender, perché non riescono a capacitarsi di come si sia potuto cambiare il nome di un uomo in qualcosa di femminile. Invece la nostra intenzione era proprio questa, di prendere Giordano Bruno, che è forse uno degli emblemi, no, della persecuzione cattolica, e declinarlo al femminile. Dopodiché, le azioni che noi abbiamo iniziato sono state quelle innanzitutto del volantinaggio fuori dai convegni. I nostri attivisti vanno sempre e dico è un lavoro a tempo pieno perché a Verona solo negli ultimi periodi hanno fatto 3 convegni a settimana, tutti partecipatissimi. E i nomi che sono presenti sono sempre i soliti. In tour, Gandolfini, Amato, Corradi, Gobbi, ormai li conosco a memoria. E quindi all'esterno noi abbiamo e continuiamo sempre a volantinare, abbiamo un blog di informazione. E abbiamo organizzato un convegno a cui ha partecipato anche Lorenzo proprio per contrastare le tematiche no gender. È stato un convegno partecipato perché erano presenti 150 persone, tra cui molti genitori che erano interessati e volevano informarsi, e la nostra intenzione è quella di continuare appunto su questa linea, continuare così. Mi trovo molto con quello che ha detto Martina, cioè il fatto che tutti debbano rendersi conto che è un discorso che non riguarda semplicemente la popolazione LGBT, ma è un discorso che riguarda principalmente, e sono assolutamente d'accordo con lei, le donne. Quindi vengono messe in discussione le conquiste delle donne negli ultimi anni. Si parla tantissimo di aborto, infatti non a caso tra i movimenti no gender i primi sono gli antiabortisti, e io che ho partecipato ad alcune di queste conferenze, perché fondamentalmente sono masochista, ho sentito cose che voi umani non potete immaginare, cioè siamo tornati indietro veramente, ma dire il Medioevo, forse erano anche illuminati. Io racconto questa perché a me fa ridere, però in realtà è simbolo di quanto siano zotici. Io sono andata a un convegno, uno dei pochi a cui hanno fatto intervenire il pubblico, perché solitamente blindano i convegni, non si possono fare interventi dal pubblico. Era questo, molto piccolo, in una parrocchia. Allora io ho fatto questo intervento provocatorio, ho detto a Corradi, che è questo avvocato dei movimenti dei giuristi per la vita, ho detto: senta, avvocato, io sono veramente molto preoccupata perché non sarebbe l'ora di rivedere i programmi ministeriali, levando tutti quegli autori che si sospetta fossero gay, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Saffo, Oscar Wilde. E lui ha detto: e magari? E tutto il pubblico: giusto! Cioè, quindi ci rendiamo conto della gente che partecipa a questi convegni e il grado proprio di partenza con cui vanno. Quindi tante volte quando si dice sono persone indecise, no, io rispondo col cazzo che sono persone indecise, forse alcune di loro sono indecise, ma io non ci andrei mai a un convegno il cui titolo è il gender, minaccia del gender. È gente che sta tutto il giorno su Facebook, ma che minchia fanno? Cioè, ma non vi potete informare 2 minuti? Perché c'è proprio questa mancanza completa di senso critico. La gente non pensa più. Come condividono le cose sulle scie chimiche, le stesse cose credono alla teoria del genere. È questa la gente con cui abbiamo a che fare.
Questo è il vuoto pneumatico dell'ignoranza abissale che ci circonda. Dunque, per tornare a noi, noi appunto come comitata lavoriamo molto sul territorio veronese e cerchiamo ovviamente collaborazioni e sono d'accordo con Martina quando dice che bisogna scendere non solo in piazza ma farsi veramente sentire, e se i Pride servono a qualcosa, io credo che sia proprio questo, cioè la popolazione LGBT che tante volte è nascosta, però i Pride magicamente e favolosamente riappare. Ecco, allora è proprio lì che si devono far sentire, perché è vero che riguarda sì le donne, però cacchio riguarda anche loro, no? Quindi scendiamo in piazza 6.000 per il Pride, ok, quando c'è il convegno di Gandolfini loro sono 500, noi siamo 2.000 fuori. Allora vediamo, bisogna darsi una mossa in questo senso e ognuno si deve sentire responsabile, secondo me.